Frascati torna protagonista qui al Vinitaly con questi splendidi vini. Beh, mi fai parlare dopo averli assaggiati, quindi devo dire che veramente sono felicissimo perché è stato un bellissimo percorso dove si è avvertito anche emotivamente quello che è il lavoro che c'è dietro, la passione che c'è dietro, e si è avvertito il territorio. Sono 5 produttori che ho già detto prima, sono dei nomi e cognomi di persone che lavorano per ridare a Frascati, ricollocare Frascati con la sua grande qualità nel suo giusto ruolo. Il compito dell'amministrazione quale sarà? Il compito dell'amministrazione è assistere in questo percorso, sicuramente è individuare nel vino, nel prodotto vitivinicolo, sicuramente il testimone più importante di una realtà socioculturale. Quindi il vino è il collante di un territorio che è ricco di cultura, è ricco di tradizioni, è ricco di innovazione, e il vino deve essere l'elemento che mette insieme tutto l'unicità di un territorio. Già ce la faremo a rivedere Frascati in qualche maniera al centro di un'operazione che riporti appunto il simbolo che è il vino a livello internazionale. Beh, penso che è nella realtà del Frascati. Pochi vini hanno una così grande e importante identificazione con un territorio. Cioè, Frascati è Frascati. C'è un tale legame che è evidente che un'amministrazione deve avere la responsabilità di valorizzare. Non è un vino qualsiasi, non è un vitigno, è il Frascati. Antonio Paolini ha appena presentato i vini del Lazio, vini che stanno crescendo? Sì, vini che stanno crescendo già da un certo numero di anni. Ma mi sembra che negli ultimi 5-6 ci sia stata un'accelerazione, sia perché ci sono nuovi attori in campo, aziende che si sono profondamente rinnovate, generazioni più giovani che stanno venendo a proscenio, un sacco di donne che stanno cominciando a lavorare nelle aziende, che portano un apporto diverso, più originale, forse meno, meno legato a quelli che erano gli stilemi del passato, e con un entusiasmo evidentemente nuovo, una voglia di protagonismo che è molto importante. Succede in tutta Italia, ma succede in maniera importante proprio in una regione che in qualche modo ha sottostimato la sua capacità di produrre vino di qualità. In un certo periodo è stata sovrastimata, c'è stato il boom del Frascati nel dopoguerra, c'è stata Cinecittà che ha portato attori a regalare posate d'oro a chi faceva una pasta con la panna, che veniva confusa per un piatto tipico romano, mentre i piatti tipici romani si facevano al ghetto o in altre zone della città e non erano così popolari negli Stati Uniti. E però ha dato una chance enorme, una chance grande a un territorio che in quel momento forse non era preparato per raccoglierla, e ha rischiato di morire di successo, ha rischiato di morire di confronto con un mercato internazionale che ti chiede il prezzo, nel momento in cui scopri un altro vino che può sostituire il tuo e dove la manodopera costa la metà, dove lavorare è molto più semplice, dove si lavora in pianura e non in collina, eccetera, 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 eccetera. Oggi c'è la percezione della ricostruzione in corso, in un'Italia che ha bisogno assoluto di tutela del territorio. Questa ricostruzione a due passi da una città in difficoltà, come secondo me in questo momento Roma, è estremamente importante. Credo che, come è già successo in altre epoche della sua storia, a Roma arriverà una lezione dalla sua campagna. Le principali caratteristiche organolettiche invece del Frascati, perché lo consiglierebbe? Allora, chi fa oggi il Frascati nella maniera giusta ha recuperato i vecchi vitigni del Frascati, i vitigni indigeni piccolini, il Bellone e il Cacchione. Ha recuperato la malvasia puntinata, cioè un apporto semi-aromatico importante che rende il vino al tempo stesso amabile ma non troppo morbido. E poi il riempimento, tra virgolette, con il Trebbiano e il Bombino, che rende il vino fondant e dà la dimensione volumetrica del vino. Sono vini che vanno bene con la cucina di mare classica della costa tirrenica, ma sono vini che vanno benissimo anche con alcune verdure dello stesso suolo vulcanico su cui nasce l'uva, che reggono minestre complesse, che reggono carne bianca, che possono divertire da giovanissimi, ma hanno anche la possibilità di vivere qualche anno brillantemente. E poi non dimentichiamoci che un tempo sappiamo anche fare un vino dolce di grande qualità, e su cui oggi dovremmo ritornare a riflettere, anche se non è il momento di maggiore popolarità. Ma attenzione, perché piace molto in Oriente quel tipo di vino, e quel tipo di bottiglia può diventare un piccolo cadeau per i nuovi acquirenti cinesi e asiatici in generale.
Siamo qui al Vinitaly, nello stand del Lazio, che diventa sempre più ricco, con Roberto Rotelli, presidente Strada dei Castelli Romani. Una strada in salita, ma il Lazio ce la sta facendo? Strada che è stata in salita, adesso devo dire, cominciamo quantomeno a stare in pianura, cominciamo a far produrre e a far evolvere questo nostro territorio con delle eccellenze, sia dal punto di vista vitivinicolo che dal punto di vista del luogo, della tradizione e dei prodotti enogastronomici. Per le strade dei Castelli Romani cosa ci può dire? Qual è appunto le eccellenze che stanno pian piano risalendo la china? Allora, innanzitutto il prodotto vitivinicolo è quello base. Parliamo, come abbiamo presentato qui al Vinitaly, la DOCG del Frascati, come anche la DOCG del Cannellino di Frascati. Poi naturalmente dal punto di vista enogastronomico stiamo parlando di prodotti nuovi che stanno venendo alla ribalta, come per esempio la serpetta di Monteporzio o la classica porchetta IGT di Ariccia. Queste sono le due eccellenze certificate. Poi abbiamo un mondo di prodotti e di sapori sempre presenti nel nostro territorio. Ciò è veramente un territorio da scoprire, come abbiamo visto nel video. Assolutamente, pieni di ville, pieni di panorami, ci abbiamo dei posti eccellenti, ci abbiamo la storia con il Monte del Tuscolo, con gli scavi che adesso sono ripresi e stanno riprendendo in maniera bella sostanziale, sono tutti da vedere perché ci sono scoperte anche per noi che abitiamo sul posto, scoperte che si vengono alla ribalta giorno per giorno.